Buongiorno cari amici, sono Fiorella, ovvero Nostra Signora. Oggi il maestro Alain e il maestro Kempis danno preziose spiegazioni. Come sempre, ascoltateli attentamente. È molto affascinante. Le loro verità sono veramente affascinanti. Sono Alan, preziose creature. Noi con oggi, 21 corrente mese, nel senso settembre, avremo realizzato ciò che noi chiamiamo una divina creatura. Guardatela. Lei è sempre incredula quando si parla e o si parla di lei. In questo mio momento, io durante la giornata, le ho detto mille cose che si devono realizzare, ma lei, sempre e soltanto incredula ciò che riguarda la sua vita. Sapete, a lei Dio le ha fatto credere le cose peggiori. E sapete cosa vi dico? Sapete qual è la sua risposta? Sempre quella. Sia fatta la tua volontà. Ecco, lei sa dire sempre le stesse cose. Vorrei vedere voi, tutti, ma proprio tutti, se vi strappassero. Ciò che di più caro avete, vorrei vedervi se ancora direste così. Soror Kempis, amate creature cretine, se vi pensate sceme, no, non lo siete, ma distratte sì, ovvero ovunque, fuorché presente nel nostro sito. Cosa dite? Vi ho spaventato? Ma no, volevamo vedere e soltanto vedere se qualcuno aveva fegato da spendere. Come siete fragili, paurosi e per niente convinti che in ogni dove c'è Dio. Guardate, capitolo 8 di Giovanni. Quando Dio arriva e prende le sue difese, cosa disse allora? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. E in silenzio tutti se ne andarono, dal più grande al più vecchio, o dal più giovane al più vecchio. Sapete cosa ha spiegato Dio in questa parabola? L'adultera. Sapete chi è? Nostra Signora. Ebbene sì, parla di lei. Sapete ormai tutti chi era Maria Maddalena. Lei era la prostituta del Signore, ovvero lei, era lei o no, che cambiava l'olio ai piedi del Signore. I farisei la incolpavano di spendere l'olio più caro per ungere i piedi del Cristo. Ma lei risponde, Dio non è sempre con noi. Quasi a dire, guardate, date il meglio di voi. Dio è qui. Ma tornando a noi, quando Dio arrivò e prese la sua difesa, le disse, donna, vai e non peccare più. Uno dice, ma perché peccava prima questa donna? Sì, se era l'adultera.
Allora no, ma adesso tutto si spiega. Guardate, questa donna ha avuto il coraggio di andare contro tutti e o tutto, financo contro se stessa. Se fosse per lei, dalla sua bocca non uscirebbe una parolaccia, né tantomeno offensiva. Ma così va il mondo. Questo disegno doveva essere celato a tutti, lei compresa. Lei non ha mai voluto credere che nel suo corpo ci fosse Dio. Lo so, Fiorella, perdon nostra Signora. Le cose ora le sveliamo, tutte. Così che chi ti ha odiato rimpiangerà se stesso. E basta così. Torniamo a Dio, quello vero. Già, ma quello vero è qui? Ma ancora nessuno lo sa, compreso lei. Dio le ha promesso le cose più belle e le avrà? Oddio, non piangere Fiorella, so che te lo ripeto da anni, ma ora, se Dio vuole, è qui. È qui il tempo delle mele marce. Ora Dio farà in modo che loro si pentiranno di ciò che hanno pensato e ho fatto contro di te. Ormai i giochi sono chiusi e Dio ti vuole gratificare per il nulla che hai fatto. Il nulla per noi è tutto. Nessuno sa che lei ha salvato moltissime vite umane, e o non. Sapete perché dico e o non? Anche noi siamo stati graziati da lei. Sapete cosa vi dico e o diciamo? Se lei non avesse avuto la pazienza di Giobbe, non saremmo riusciti a salvarne così tanti. Lei dimenticava se stessa, se c'era da soggiornare in studio, per ore, senza nessun grazia. E tutto questo lo doveva fare di nascosto, perché il caro istinto, pardon, coniuge, nella sua bontà non vedeva niente che se stesso. E se per lui non c'era cosa lui voleva, era insultata e anche malmenata. Perché no? Cosa dici, Fio? È ora che il mondo sappia cosa hai fatto e come lo hai fatto. Allora? Ho sentito bene? Hai detto allora? Bene. Ti do soltanto due dritte. Ordine dall'alto. Tu non fare mai più fatica andare avanti. E salva te, Dio, che in ogni cosa ora ti farà notare che è tutto, ma proprio tutto, risolto. Andiamo avanti. Sapete perché l'adultera la volevano uccidere con le pietre? Cuori di pietra. Ecco cosa dice questa parabola. Ma quando Dio è con lei, loro si ravvedranno. Vero, Gino? Eccomi, grazie sempre per l'ascolto, alla prossima.